Buon pomeriggio. Allora, io vi farei una piccola introduzione che lascia un po' intendere quello che è diventato il nostro cammino, che è nato da questa esperienza di contatto con popolazioni extracomunitarie e precisamente con i fratelli di Sirio B. E inizia nel 2008, magari sapete un po' di cosa si tratta. Comunque io durante questi 5-6 anni di conferenze ho subito, diciamo, degli step. È nata come esperienza stravolgente per la mia persona. Io addirittura non sento più come sentivo prima. Se devo pensare a Marina prima di questa esperienza, ho come dei vaghi ricordi, no? È come se questa straordinaria esperienza mi abbia portato poi una nuova Marina, quindi un nuovo modo di sentire, un nuovo modo di rapportarmi alla vita e a tutti i suoi significati. Faccio questa introduzione perché strada facendo, diceva prima che ognuno ha un suo specifico campo, no, in queste esperienze di contatto. Il mio fin dall'inizio è stato definito come un po', diciamo, terapeutico, quindi non si basa solamente su e raccontare i particolari di questa avventura, ma soprattutto trovare una finalità che sia giustificabile, cioè nel senso hanno contattato me come altre molte persone, per fortuna, perché sennò mi sentirei abbandonata, insomma, con sensazioni non del tutto positive, perché comunque il confronto dà sicuramente delle certezze. E non ti fa sentire solo, no, in questa situazione, nel senso che il mondo in cui viviamo è un mondo di per sé di paura, basato sulla paura, un mondo di diffidenza, e quindi chi ha delle esperienze di questo tipo viene in qualche modo isolato, no? Già ti isola l'esperienza di per sé perché comunque fa di te un, diciamo, disadattato, tra virgolette, ma in realtà ti isola anche l'essere umano, perché per difesa siamo ancora a chiederci in realtà se esistono o non esistono gli extraterrestri. Io sinceramente non ho alcun dubbio, mi piacerebbe trasferirvi questa certezza, ma questo non è possibile se non attraverso le parole di queste conferenze. Quindi strada facendo si è svolto un percorso terapeutico prima per me, perché la coerenza è fondamentale, quindi io devo saper vivere quello che vado professando. E quindi ogni volta che io manco in qualche cosa, manco di fiducia, oppure subentra la rabbia di non essere compresa, sono tutti percorsi che hanno degli step, hanno dei momenti di comprensione che devono avvenire e devono rendere proficuo questo rapporto col mondo, no? E con quello che si va dicendo. Per cui questo percorso è diventato di aiuto, di supporto. All'inizio parlando dell'energia, parlando di aspetti che la nostra umanità trascura, perché ovviamente presa dal lato sicuramente più pratico della nostra vita quotidiana, e quindi è importante, fondamentale, che ricordiamo che siamo atomo, energia, al di là della nostra materia. Quindi è importante l'esperienza che si fa in questo ambiente, diciamo, ufologico, quindi è importante com'era l'astronave, importante come sono gli umanoidi all'interno dell'astronave, importante quello che dicono, importanti tanti particolari, no? Però importante anche il messaggio, come diceva Silvano, anzi fondamentale il messaggio, perché di fatto ci svela il significato della loro presenza su questo piano. Quindi vi vorrei in qualche modo avvertire di questo mio intervento con Luca Donini, che è un grandioso musicista dell'anima, mi piace definirlo così, per cui questo intervento sarà sì orientato alla curiosità di quello che è il rapporto con queste razze extraplanetarie, ma orientato soprattutto alla terapia intesa come coscienza di quello che siamo e coscienza della potenza che possiamo avere nel cambiare gli eventi. Quindi il nostro mondo sappiamo che è un mondo che è totalmente nella confusione e nell'anarchia, gestito da poteri ovviamente molto forti che cercano di guidare
il popolo del pianeta nella direzione più opportuna per loro, e quindi noi siamo in una fase di destabilizzazione, una fase di incertezza. Abbiamo la sensazione di non poter far molto, di essere guidati e ormai determinati a sottostare alle fila di questo potere, no? Che si chiama un nuovo ordine mondiale, chiamatelo come volete. Allora questa conferenza sarà essenzialmente una presa di coscienza della nostra forza, e l'ultimo passaggio che mi è stato suggerito dai miei amici extraterrestri è quello di agire con i simboli, cioè il simbolo ha un suo potere, ha un suo significato intrinseco che mantiene la sua potenza, e quindi noi dobbiamo ritornare ad essere abili guidatori della nostra persona e della nostra realtà. E questo avviene solamente attraverso dei piccoli passi. Uno di questi piccoli passi è il concetto dell'eliminare dalla nostra interiorità la paura, ma perché la paura ci fa fare un passo indietro, chiaramente fa sì che abbiamo il timore di agire e anche di reagire ad un sistema che ci sta schiacciando. Quindi la nostra potenza, il nostro potere è solamente nella convinzione della nostra forza, che non è la forza materiale, fisica, ma è la forza che ci in qualche modo sostiene e che fa parte del cammino della coscienza. Non è solamente una forza di reattività, dicendo no, a me non piace questa vita, a me non piace come questo sistema, siamo soggiogati, siamo schiacciati, eccetera, eccetera. Questa reattività non serve a nessuno. Serve un'attività che sia cosciente, quindi un'attività che si basi sulla capacità di generare una forma. La frequenza crea la forma, quindi ogni frequenza dei nostri pensieri diventa una forza. Se è una frequenza pervasa dalla paura, andrà a mettersi dalla parte, diciamo, del nero. Se è una frequenza pervasa dalla certezza della nostra forza, intesa come intento di essere differenti, di voler migliorare se stessi per migliorare il mondo, allora andrà a mettersi dalla parte della luce. La nostra forza è la coscienza collettiva. La coscienza collettiva è un'unione di ognuno di noi, di ogni individualità, che permetta al gruppo che forma la coscienza collettiva di creare nuove opportunità. Così come si creano opportunità non costruttive basate sulla paura, se noi riusciamo a capire la nostra forza, possiamo creare nuove opportunità costruttive. Quindi possiamo evitare catastrofi o possiamo comunque cercare di alleggerirle, no? Quindi questo è il risveglio. Allora, le mie conferenze da un po' di tempo a questa parte con Luca, che mi accompagna, e sono molto onorata di averlo con me sempre, perché ha un'anima straordinaria e riesce a captare e a studiare i suoni e le frequenze che pervadono l'essere umano, le nostre cellule, la nostra luce, lavora sulle frequenze, no? Quindi le nostre conferenze vogliono creare qualcosa di attivo, qualcosa di fattivo, qualcosa che avvenga dentro di noi perché ci possa scattare quella briciola di opportunità che ci faccia superare la nostra paura. Quindi non spaventatevi, ma questa conferenza non sarà, diciamo, una conferenza prettamente ufologica, ma sarà un viaggio nella coscienza. Grazie. Thank you.
Allora, fin dall'inizio di questa assurda storia, grazie. E la mia così perplessità era sapere che con chi in realtà avevo a che fare, no? Perché comunque dopo aver avuto questo incontro che si è svolto più volte, è nato ad una conferenza così per gioco, nella quale io ho intravisto questi esseri molto alti dietro a questa signora che canalizzava i siriani e diceva così. E poi insomma io mi sono trovata dentro uno tsunami, diciamo, senza aspettarmi nulla, mi sono trovata dentro una situazione che ho accettato per gioco, perché non sapevo a cosa sarei andata incontro in realtà. Ci sono dei momenti in cui penso, lo penso per poco, nel senso che nei momenti in cui ho delle crisi così, no? Però l'ho pensato, chi me l'ha fatto fare un sacco di volte, no? Però poi ci sono state delle cose che mi sono state trasmesse, che mi hanno cambiato radicalmente, quindi io devo dire che amo essere come sono adesso, anche se sono chiaramente all'inizio, come tutti all'inizio di un cammino. Però se non avessi avuto questa esperienza, a volte cerco di immaginarmi, no? Senza aver avuto questa esperienza, e ho come la sensazione che la vita non avrebbe più senso. Perché un'esperienza così ti proietta al di là dei canoni normali in cui una persona vive, e quindi è come se non avesse più senso nessun'altra cosa, no? Perché si allargano gli orizzonti, percepisci delle cose che prima non percepivi, la tua anima si arricchisce, però non è gratis questa cosa, no? Quindi è una cosa che bisogna guadagnarsi giorno per giorno, continuando a portare avanti con costanza un messaggio che non è facile portare. Allora io mi sono chiesta tante volte qual era, e ho chiesto anche a loro qual era il senso di tutto ciò, no? Perché a me, e perché cosa dovevo fare, cosa si aspettassero da me. In realtà loro rispondono che nel mio caso, poi in altri casi è differente, in altri casi è differente la motivazione, nel mio caso la mia vita era stata in qualche modo programmata per portare questo tipo di messaggio, e anche le esperienze che ho avuto nella mia esistenza mi hanno in qualche modo forgiato per portare questo tipo di messaggio, che è un messaggio di speranza, chiaramente, no? Non fa leva assolutamente sulla paura, ma fa leva su quello che è la nostra potenzialità umana, no? Siamo qui perché siamo su questo pianeta come un'esperienza, facciamo esperienza di vita, facciamo esperienza di risposta a quello che la vita ci mette davanti. Non è niente casuale, non esiste il caso, no? Quindi tutto quello che accade ha una ragione per accadere, e noi abbiamo solo la capacità di rispondere o in un modo o nell'altro, e di decidere il tempo di risposta. Possiamo impiegarci molto tempo a realizzare qualcosa, possiamo impiegarne meno tempo, no? Dipende da quello che decidiamo. Quindi il nostro intento è fondamentale per fare questo. Non è facile essere coerenti con questo messaggio, perché ovviamente cadiamo tutti sotto la quotidianità, sotto le motivazioni che ci danno sempre delle giustificazioni. Allora dobbiamo imparare, io per prima, lo sto facendo in questo lungo percorso, ad essere coerenti, quindi cercare di avere un intento e di portarlo nella giusta direzione. Cercare di valorizzare quelli che sono gli aspetti dell'essere umano, che sono sicuramente irripetibili, quindi ognuno di noi è un essere a sé stante, unico, nasciamo in qualche modo soli e moriamo soli, anche se la morte non esiste, è una trasformazione. E quindi noi soffriamo per questo trapasso, ma la realtà dei fatti vuole che, diciamo, che soffrano più quelli che rimangono che quelli che vanno. Quindi è una motivazione sempre fondata comunque sulla paura. Allora io vi invito in questa conferenza a fare qualche cosa, un piccolo passetto per noi stessi, lo faremo insieme. L'abbiamo fatto 3 o 4 volte fino ad ora, ha avuto degli effetti insperati. Io non so, perché io obbedisco in qualche modo, no? Quindi trasmetto quello che loro mi invitano a trasmettere, poi di fatto non so mai la portata di quello che accade. Come tempo fa facevamo alla fine della conferenza, avevamo detto fai abbracciare le persone, perché comunque la gente non sa più, dice sì, la vita è amore, dobbiamo amare gli altri, però la realtà dei fatti è che questo è diventata solo parola, non si mette in pratica.
Mettere in pratica significa superare se stessi in quell'attimo in cui subentra l'imbarazzo, l'indecisione, la paura di non l'ho mai fatto, chissà cosa succede, ma non lo conosco, tante cose, no? Questo è nell'aspetto minimo dell'esistenza. Poi questo si espande a macchia d'olio anche in tutti i nostri altri aspetti dell'esistenza. Quindi dobbiamo imparare a stare tra il rigore e la misericordia. Quindi il rigore è quello che ci impone un'etica. La misericordia è quello che ci impone di considerare anche l'altro. Quindi finché non impariamo a uscire da noi stessi ed entrare in empatia con l'altro, possiamo fare tutti i discorsi, possiamo chiederci se esistono o non esistono gli extraterrestri, possiamo farci un miliardo di domande, ma sarà solo aria fritta, perché di fatto l'azione è quella che ci porta a fare un piccolo passo verso l'evoluzione. Questa è una legge cosmica, universale, non solo qui. Quindi dobbiamo imparare a essere rigorosi e attenti con noi stessi, non complici. L'eccesso di misericordia è complicità, l'eccesso di rigore è tirannia. Dobbiamo stare in mezzo tra il rigore e la misericordia. Questo diceva Gesù. Dai agli altri, fai agli altri quello che vorresti che gli altri facessero per te. Ma diceva anche, non date le perle ai porci. Quindi ci vuole un equilibrio. Allora, perché voi non inciampiate? Chiedo se si possono accendere un attimo le luci. Adesso lasciate tutto quello che avete sulle sedie, vi alzate e vi mettete in cerchio, formate un cerchio intorno alle sedie, vi tenete per mano e faremo questa specie di cerchio, chiamiamolo sciamanico, a me non piace, però comunque è un cerchio che crea un'intenzione. Quindi sarete tutti disposti all'esterno delle sedie. Se volete scendere anche dai cieli lassù. Datevi la mano, così siete più larghi e riuscite a fare un cerchio tutto intorno. Scendo Luca. Allora, questa si chiama catarsi. Avviene qualche cosa quando si esprime il simbolismo dell'unità, che in questo caso è un cerchio, quindi la figura perfetta. Avviene questo simbolismo della catarsi. E, scusa, se non vuoi partecipare, potresti spostarti all'esterno perché sennò si creano delle interferenze. Possiamo abbassare un pochino le luci così non siamo tutti. Sì, stringetevi un pochino, state bravi. Allargatevi un po', tanto non importa, vi potete tenere per mano anche se siete un po' stretti, no? Quindi c'è gente lì. Ok. Ok, adesso stiamo creando un cerchio. Il cerchio è unione, completezza, no? Quindi noi in questo momento stiamo con l'intento formando una figura, diciamo, geometrica, che ha un suo simbolismo, no? Allora, questo cerchio identifica l'unione, cioè l'unione tra una persona e l'altra, quindi voi non avete separazione, non c'è soluzione di continuità, state creando a livello energetico una continuità. Stiamo cercando di creare una catarsi. Questa catarsi avviene perché ognuno di noi, adesso io passerò davanti a ognuno di voi, chiuderete gli occhi, faremo dei respiri profondi, chiuderete gli occhi, appoggiatevi al muro se con gli occhi chiusi non riuscite a stare in piedi. In questa situazione si creerà, io passerò davanti a voi, vi toccherò una spalla, avrete gli occhi chiusi. Ognuno quando sentirà di essere toccato dirà, pensateci un attimo, la sua più intima paura. Paura di morire, paura di non avere soldi, paura di non essere amato, paura di amare, paura di perdere i propri cari, qualsiasi cosa vi venga detta, voi la dite, ok?
Si formerà a livello simbolico questa paura, poiché la frequenza crea la forma e ogni verbalizzazione a livello simbolico viene creata attraverso la frequenza, cioè voi parlate, no? Quindi le vostre paure saranno al centro della sala. Di solito le sedie non ci sono, però in questo caso lo faremo lo stesso. Quindi al centro della sala verranno verbalizzate le vostre paure. Finito il cerchio, cioè finito il giro, queste paure verranno ripetute, ognuno ripeterà la sua per 12 volte, senza interruzione. Io vi dirò 1, 2, 3 e voi ripeterete. Poiché le paure saranno diverse tra uno e l'altro, accadrà che se vi sembrerà di essere in un girone dantesco, perché sentirete wuh, 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 wuh. A livello energetico, qui si formerà un nuovo energetico grigio che conterrà tutte le vostre paure. A quel punto. No, no, a voce alta. A quel punto Luca, col suo tamburo e i suoi strumenti, diciamo sciamanici, avrà la possibilità di fare questa pulizia, che avviene a livello simbolico, ma avviene dentro di voi nel momento in cui, da oggi in poi, viverà e sentirete la vostra paura. Questa paura verrà verbalizzata, cioè ogni volta che vi troverete da domani in poi di fronte a questa stessa paura che oggi avete verbalizzato, basterà dirla a voce alta e si ricostituiranno a livello diciamo energetico le stesse caratteristiche di energia che si sono ricostituite qua. Quindi vi sentirete un po' più forti. Io non lo so perché questo avviene, ma avviene. Ok? Allora voi vi rendete conto che la paura più grande che abbiamo trovato all'interno di questo cerchio è la paura di essere abbandonati, la paura di essere soli e di non essere amati. Allora, sentite la mano dell'altra persona, cominciate ad abituarvi e abituiamoci al fatto che non siamo soli, siamo solamente incapaci di condividere la nostra interiorità con gli altri. Perché già un cerchio del genere è cerchio di unione, non siamo abituati a fare questo. Quindi cerchiamo di uscire dalle nostre antiche credenze, dalle nostre abitudini mentali, non siamo soli, basta solo concedere al nostro cuore di sentirlo. Perché qui siamo in tanti e ognuno ha la mano nella mano dell'altro. Questo a livello simbolico è importante per riuscire a capire che solamente uniti riusciremo ad andare oltre. Gesù questo insegnava. Amatevi l'un l'altro come io ho amato voi. Quindi questa incapacità di andare verso l'altro, l'incapacità di prendere la mano dello sconosciuto e di concepire di essere in empatia con la sua anima, con i suoi problemi, con le sue paure. Quindi noi non ci chiediamo più se gli extraterrestri esistono, è certo che esistono e ci stanno dando dei consigli e questi consigli vanno messi in pratica. Noi per questo abbiamo deciso di fare queste cose, no? Che aprono una gamma di possibilità emotive, perché noi siamo occupati sempre dalle nostre emozioni non costruttive, noi siamo preoccupati dalle nostre emozioni non costruttive e queste emozioni condizionano tutta la nostra vita. Quindi se vogliamo fare un percorso e vogliamo essere costruttivi nella nostra evoluzione di coscienza e vogliamo riuscire a comprendere quello che Gesù diceva senza che siano solo parole, dobbiamo cominciare a essere attivi e l'azione avviene attraverso dei piccoli passi che ci sembrano difficili da fare, ci sembra difficile superare le nostre paure, ci sembra difficile essere razionali. Allora se noi riusciamo a gestire le nostre emozioni, riusciamo a gestire le nostre persone, diventiamo delle persone forti. Se riusciamo ad affrontare cose come questa, tengo la mano di una persona che non conosco, dico la mia paura ad alta voce davanti a tante persone che non conosco, tutto questo ci rende uniti, perché tutti, ognuno di noi, ha qualche problema o qualche difficoltà. Quindi la pratica è questo. La teoria non serve più a nessuno. Quindi che esistano gli extraterrestri ormai è straprovato. Non c'è più dubbio. Quindi facciamo un passo avanti e cominciamo a porci un'altra domanda. La domanda non è più esistono o non esistono, ma la domanda è diventata che cosa vogliono trasmetterci? Che cosa dobbiamo imparare per evolverci? Allora tutto questo passa attraverso l'amore. Non esiste altra soluzione,
amore. Lo diceva Dante quando diceva l'amore che muove il sole e le altre stelle. Quindi l'amore è la forza dell'universo, l'universo è coscienza intelligente. Quindi l'amore è quello che ci farà modificare il nostro sentire e ci farà fare un passo avanti. Quindi da questo dobbiamo passare se vogliamo evolverci. Non ci sono teorie che tengano, non c'è domanda da farsi che non sia una domanda di che cosa dobbiamo fare per evolvere. Concepire che esistono altre forme di vita, e questo va bene. Concepire che esistono società più evolute, ma che cosa dobbiamo imparare da queste società? Che cosa dobbiamo mettere in pratica per sentirci meglio? Paura di essere soli. Non siamo soli. Apriamoci e vedremo che non siamo soli. Paura della morte. La morte non esiste. La morte è una trasformazione, è una porta alla quale noi arriviamo, oltrepassiamo questa porta e dobbiamo renderci conto di essere morti, perché subito non ce ne renderemo conto. Penseremo di essere ancora nella nostra vita, poi a un certo punto diremo, oh boh, non ho più il corpo fisico, forse mi sto trasformando, forse ho passato una porta, no? Si chiama morte, ma la morte non esiste. Per cui la nostra pienezza di anima, la nostra pienezza di coscienza è quella che ci dà l'opportunità di sentirci così pieni di noi stessi, ma non in senso egoico, pieni di noi stessi, di significati più profondi legati all'etica, legati all'amore, legati alla presenza, all'evoluzione dell'anima. Cioè, abbiamo un'importanza straordinaria, siamo parte di un oceano. Siamo gocce di un oceano e una goccia non può mancare perché la coesione è formata da tante infinite gocce. Ogni goccia deve essere unica e presente a se stessa. Quindi la paura di essere soli, chi ha detto ho paura di essere sola, basta, non consideratela più, non siamo soli. Ci isoliamo e cerchiamo, non vogliamo capire che non lo siamo. La paura di morire è una paura che non esiste, non esisterebbe se noi fossimo coscienti del nostro viaggio, di quello che siamo venuti a fare qua. Abbiamo sempre noi stessi, qualsiasi paura venga fuori dalla nostra bocca, noi abbiamo noi stessi. E dobbiamo essere coscienti che siamo qua perché ci siamo preposti di fare un cammino che è un cammino di coscienza. Cammino di coscienza significa imparo sempre qualcosa di più, ogni giorno sarà meglio di quello che è passato. E questo è fondamentale per avere il coraggio di andare avanti e anche di dire no. Noi siamo schiavi delle paure, allora la paura non deve più fare da padrona e per fare questa cosa non basta dirla, bisogna fare un lavoro su se stessi. Io non ho paura. Allora, io adesso, come ulteriore passetto, vi chiederei, anche se non mi conoscete, di abbracciarvi. Luca suonerà nel frattempo e noi costituiremo di nuovo un'unità che è solamente un simbolo, ma è il simbolo di quello che vorremmo creare. E questo andrà a livello energetico a mettersi dalla parte, diciamo, bianca, dalla parte costruttiva. Non importa che ci crediate o non ci crediate, succederà uguale. Abbracciatevi come abbraccereste vostro figlio. Ok. Io vi porto la mia esperienza, se poi qualcuno vuole chiedermi, farmi qualche domanda rispetto all'esperienza di contatto, sarò disponibile a rispondere, però questa è l'esperienza che noi portiamo da adesso in poi per riuscire a far sì che l'emozione dentro di noi possa smuoversi. A posto. Ok, adesso siamo un po' più familiari. Era quello che serviva. Se volete farmi delle domande invece rispetto all'esperienza di contatto, adesso sono contenta di rispondere.
Volevo fare io una domanda a loro. È successo qualcosa in voi in questo, in questi 30 minuti? Qualcuno che ha avuto delle sensazioni nuove? Domanda, se qualcuno ce l'ha, io vengo giù a farvi dire qualcosa. Tanto, Marina, allora, Marina ancora... È un po' presto, eh? Ancora, no, ok. È un po' presto. Ancora perché abbiamo 10 minuti. Sì, sì, tranquillo. Allora, vabbè, noi adesso abbiamo fatto questo gioco, diciamo così, no? Che a livello energetico crea delle dinamiche, poi sentirete o non sentirete, non importa. Comunque, dopo esservi espressi nelle vostre paure, comunque dopo esservi tenuti per mano ad abbracciate, sicuramente a livello energetico qualcosa è cambiato, a noi interessa quello. E, invece come esperienza io continuo a sostenere che comunque questo tipo di esperienze con gli extraterrestri siano indicative per un nuovo cammino, non appaiono a caso, no? I cerchi del grano, come dirà Piero, comunque come abbiamo sentito, sono comunque dei segni, io parlo dei cerchi nel grano reali, sono dei segni che ci indicano qualche cosa, no? Quindi siamo tutti portati all'innalzamento della frequenza. E tutto è strettamente correlato, quindi quello che sta succedendo sulla Terra in questo momento è esattamente lo specchio di quello che siamo noi a livello interiore. Quello che sta succedendo sulla Terra, voi lo sapete, non c'è bisogno che io ve lo elenchi, questa incertezza, questi terremoti, questa inquietudine, il tremore della nostra Terra è chiaramente lo specchio di quello che siamo noi interiormente. Quindi incerti, tremolanti, non sappiamo in che direzione andare, non sappiamo più amare, non sappiamo liberarci delle nostre paure, abbiamo questa incertezza interiore che ci attanaglia. E questo è tutto strettamente correlato, non c'è soluzione di continuità. Quindi significa che noi siamo lo specchio di quello che siamo, che vive anche il nostro pianeta, no? Che è vivo. Quindi tocca a noi la nostra responsabilità, la parola responsabilità è abilità nel saper rispondere, quindi noi cerchiamo qualsiasi sia l'opportunità di strada, stradina, vicolo per riuscire ad arrivare all'interiorità, quindi diventa una questione di principio. La mia esperienza mi ha formato, chiaramente siamo andati in televisione, dappertutto a parlare di questa cosa, no? Però si rimane sempre in superficie, perché si rimane sempre la domanda, esistono, non esistono, come sono, quanto mangiano, come fanno l'amore, quanto dormono. Queste sono cose interessanti, folcloristiche, però il significato più profondo è quello che ci deve appartenere, perché noi siamo in questa situazione, in questa dimensione, in questo momento, critica, semplicemente perché abbiamo perso di vista i valori importanti dello spirito. E tutti lavoriamo in questa direzione, è essenziale, perché è questa la domanda dell'universo, è questa la creazione dell'universo. Avrete avuto modo di vedere che cos'è la Terra, il nostro Sole che si muove nell'universo con intorno i suoi pianeti, tra i quali c'è la Terra che è il più piccolo e nel quale noi abbiamo tanta arroganza di voler sapere, conoscere e dare per certe verità che non sono essenziali. L'universo, Dio, la fonte ci chiede qualcosa che sia essenziale invece. Allora noi dobbiamo capire il significato dell'esistenza. E non è nelle piccole cose quotidiane, ma è nel capire la sintesi, il cammino che c'è di fronte, no? Che dobbiamo affrontare. E questo è solamente un lavoro personale. Ci possono essere un sacco di dubbi, un sacco di diffidenza, quello che volete, però alla fine calcolatevi il momento in cui siete sul letto di morte, che diciamo morte per capirci meglio, vi guardate indietro e dite cosa ho fatto nella mia vita per poter comprendere, sono felice di quello che ho fatto e sentito, o ho dato di meno di quello che avrei potuto, ho costruito di meno di quello che avrei potuto costruire. L'esperienza è nella nostra esistenza, no? Dobbiamo trarre da questo. Quindi mettendo in fila tutti i nostri problemi, le nostre situazioni, qual è la forza che ci tiene su? La forza sulla quale dobbiamo lavorare è la stessa che poi ci sostiene dall'altra parte. Il lavoro che facciamo qui è essenziale per poi arrivare di là e dire ok, ho fatto un bel lavoro, adesso proseguo, perché non si finisce mai di imparare, non si finisce mai di procedere.
però la vita da noi vuole questo significato. Allora, consideriamo sicuramente l'aspetto folcloristico del contatto, e questo ve lo do per buono, è stato per me importante per un lungo periodo. Poi ho capito che dovevo discostarmi da questi piccoli particolari, ma dovevo cercare di capire come mai era successo e che cosa serviva. E quindi il nostro messaggio si è trasformato cercando di smuovere quel qualcosa che è essenziale che si smuova. Qualcuno di voi ha chiesto del libro, se ho il libro. Siete venuti qua e qualcuno di voi vuole prendere il libro. Io ce l'ho, poi nella pausa, se volete venire, ve lo do, volentieri. Questo libro è il risultato di questi 5 anni, diciamo, si intitola Io chiocciola extraterrestre, la prima email aliena dell'universo, ed è un viaggio nella coscienza, cioè è il ricordo della vita precedente, e chiaramente poi questa vita, quindi il viaggio di redenzione che avviene tra la vita precedente e questa, e il motivo per cui è successo tutto quello che è successo. Quindi a volte mi chiedono perché tu, e io rispondo perché no. Questa è una risposta che hanno dato a me, non me la sono inventata. Perché io? Perché no? Loro sono molto sintetici. E quindi questo è il vero valore del nostro cammino, no? Sapere, fare ricerca, cercare di capire in che situazione siamo, a cosa siamo di fronte, però chiedersi poi il perché, non guardare solamente gli elementi così come sono e poi rimanere in superficie, ma andare in profondità, perché questo è il significato della nostra esistenza. Queste cose accadono perché ci facciamo delle domande. E quindi non possiamo sempre guardare fuori da noi dicendo ma le cose non vanno come vorremmo, perché noi siamo le cose, noi costituiamo il motivo, no? Quindi siamo creatori di realtà, ma ognuno di noi deve rendersene conto e dare il suo contributo, se no siamo qua per niente, la nostra vita non sarà proficua e riusciranno a far di noi quello che vogliono, come stanno già facendo. Per cui non è una rivoluzione violenta quella che invitiamo a fare, ma è una rivoluzione intelligente, cioè una rivoluzione responsabile, cioè una rivoluzione che sappia, sia abile nel trovare risposte. E l'abilità nel trovare risposte è dentro di noi, non fuori. Sembra impossibile, ma la nostra bacchetta magica è questa. Quindi io della mia esperienza porto questo, che mi sembra sia il succo importante, no? Lo è per me e lo spero che lo sia anche per voi. Grazie di essere stati qua.